Buongiorno ragazzi, poi cazzi e benvenuti in questo nuovo video. Chiedo immediatamente scusa se mi sentite un po' sottotono e che ho la febbre, però ci tenevo comunque a portarvi questo video per dirvi il mio pensiero al riguardo. Prima di iniziare devo citarvi una pagina Facebook che mi piace tantissimo, che se lo merita, quindi la sponsorizzazione. È una pagina di scommesse sportive molto molto capaci, ci prendono sempre, si chiama Breaking Bet, vi lascio ovviamente il link in descrizione. Detto questo partiamo subito a parlare del fatto Sek, se si pronuncia così. Il terzino appena arrivato dalla Lazio, a parte i scherzi, ha avuto un contrasto abbastanza duro con Mario Rui e Mario Rui ne ha risentito appunto al ginocchio, rimarrà fuori per 5-6 mesi ed è un cazzo diciamo abbastanza brutto, perché comunque ti sei perso il terzino sinistro titolare che avevi comprato, uno dei pochi acquisti per tutto il tempo. A questo punto probabilmente vai a affrontare il preliminare con Palmieri titolare o con Gyökeres titolare, perché se non metti Palmieri metti Juan Jesus a sinistra e centrali, o vai di De Rossi e quindi De Rossi Manolas e a destra Florenzi, oppure vai di Gyökeres con De Rossi a centrocampo, quindi o giochi con Paredes se rimane a centrocampo o Gyökeres in difesa o Emerson a sinistra. Mo bisogna comunque vedere, spero che arriverà qualche nome nuovo. Molti mi hanno chiesto quale nome vorrei vedere a Roma, a riguardo ne posso dire tantissimi, però io sinceramente opterei per un giocatore, non per un terzino sinistro di razza. Cosa intendo dire? Non voglio un giocatore che sappia fare solamente il terzino sinistro, perché noi il titolare sulla fascia già lo abbiamo, è Mario Rui, abbiamo anche già il panchinaro e appunto Emerson Palmieri, quindi mi sembrerebbe inutile, perché tra 6 mesi avresti 3 terzini sinistri ed è una mossa secondo me appunto inutile. Adesso è Juan Jesus che è duttile, prenderei un altro giocatore duttile, Cáceres ad esempio, per cui avevo fatto anche il video, pensavo fosse arrivato, era stata data praticamente l'ufficialità, poi si è sminchiato tutto. Cáceres può giocare centrale e terzino sinistro, sarebbe un gran colpo, così come vorrei parlare di Kolasinac dello Schalke 04. Praticamente lo Schalke 04 ha comprato dal Chelsea, per chi non lo sapesse sarà lui il titolare a sinistra, quindi per noi potrebbe essere anche molto utile provare a prendere Kolasinac, che è buono, è forte, è veloce, è potente, comunque è di stazza, forte fisicamente, può giocare a sinistra e può giocare anche difensore centrale, quindi sarebbe un colpaccio secondo me. Ovviamente ti costa qualche soldo, però magari con la classica formula prestito con diritto di riscatto ce la fai ad averlo. Niente, questo di Mario Rui è un dramma ragazzi, purtroppo quando ci dice male ci dice tutto male, non so veramente che dire, sto periodo è così. Probabilmente se stiamo senza un euro bisogna comprare ancora 2 difensori centrale, un terzino destro, adesso anche un terzino sinistro e un centrocampista, anche non forte, però per sopperire alla cessione di Piani, cioè bisogna praticamente comprare 6 giocatori, 5 giocatori, quanti so, senza un euro, quindi probabilmente uno partirà, forse partirà Paredes, di questi si parla, perché mi dispiace tanto, tantissimo, però se dovesse partire ragazzi, mettiamoci l'anima in pace, purtroppo, perché io lo terrei tutta la vita, però che fai partire Manolas? No, fai partire Nainggolan? No, fai partire Salah? No, cioè mancherebbe, fai partire Perotti? No, fai partire Florenzi? No, questo punto niente, vendi l'unico che puoi vendere per fare mercato, qualche soldo l'abbiamo raccimolato magari dalla cessione di Sanabria, dalla cessione di Piani, cioè comunque è andato a ridurre il debito che abbiamo, e anche comunque da Iago Falk e gli AE, cioè 2 cessioni importanti, qualche soldino l'abbiamo fatto, però adesso dobbiamo stare proprio a pagare con i prestiti con diritto di riscatto e vediamo un po' come va, speriamo che questa situazione sia giusta. Mario Rui è una tegola, diciamo così. Comunque niente ragazzi, questo video finisce qui, spero ovviamente il video vi sia piaciuto, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, vi va fatto pagare un dislike, boh, e ci vediamo ad un prossimo video.